Paese è una soluzione che ha un grande significato. Ci sono due nomi eccellenti, che sono il nome di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che oggi sarà confermato, e il nome di Mario Draghi, che rimane a Palazzo Chigi. Quindi per la solidità del Paese è una soluzione ottima. Per la credibilità di parte della classe politica, penso che oggi sia il giorno in cui alcuni dei nostri amici dovranno farsi delle domande sulla loro capacità politica. Per me è un giorno di festa. Insomma, i nomi di Mattarella e Draghi sono nomi che abbiamo fatto da qualche anno. A Sergio Mattarella naturalmente l'augurio di buon lavoro. Egli aveva espresso più volte il desiderio di non rifarlo, adducendo motivazioni istituzionali molto serie rispetto alle ipotesi strampalate e anche di follia istituzionale che è venuta fuori nell'ultima settimana. Credo che la volontà del Presidente debba confrontarsi con un'ampia maggioranza parlamentare che stasera lo eleggerà, e immagino che Mattarella svolgerà i prossimi 7 anni con la stessa capacità, qualità, intelligenza che l'ha contraddistinto in questi anni. Dunque, per l'Italia ottima notizia, per qualche leader politico che ha fatto qualche... Beh, insomma, mi pare che l'abbiate visto in questa settimana. A chi lo sta dicendo, scusi? Lo sto dicendo a uno dei leader. A uno dei leader? La soluzione si poteva magari preparare con cura, non ritiene? Guardi, che venga detto a me che 7 anni fa, quando avevo la responsabilità di chiudere la partita, l'ho chiusa in 2 giorni, su un nome come quello di Sergio Mattarella, mi si può dire tutto, tranne che il fatto che si torni alla soluzione nostra del 2015 sia un nostro problema. Sinceramente penso che lei stia sbagliando persona. Senta, il contraccolpo più grande. Finisco la risposta. È chiaro che è una sconfitta, secondo me, politica per alcuni leader, ma oggi, dopo una settimana di questo meccanismo assurdo, sinceramente credo che dobbiamo soltanto tirare un sospiro di sollievo. Cioè, io oggi tiro un sospiro di sollievo per le istituzioni e per il Paese. Rimane Mattarella al Quirinale, rimane Draghi a Palazzo Chigi. Per l'Italia è una squadra che vince e non si cambia. Per andiamo a sentire Ignazio La Russa, che rappresenta chi non ci sta. Vai, vai Paolo. Presidente per 7 anni.